In quel tempo furono portati Gesù dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù però disse: «Lasciateli, non impedite che i bambini vengano a me. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno dei cieli». E dopo aver imposto loro le mani, andò via di là. Ecco, oggi con questo Vangelo andiamo un po' a ruota libera con i bambini. Ci sono 5 bambini di prima elementare della parrocchia che ci allietano un po' con i loro commenti liberi su Dio, la religione, Gesù e il Vangelo. Li ascoltiamo. Tu ti chiami? Alma. Abbiamo detto Alma, il tuo nome cosa significa? Anima. Anima. Ma tu sai dove è l'anima? Nel mio corpo. Nel corpo, nel corpo. E come potrebbe essere fatta l'anima? È un fantasma. È l'anima che guida noi o siamo noi che guidiamo l'anima? Noi che guidiamo l'anima. Noi che guidiamo l'anima. Chissà come la guidiamo, vedremo. Allora, vai. Con il cuore. Vediamo un po', tu che hai dato questa bella risposta, come la chiami? Zoe. Poi sentiamo qui, tu come... Santiago. Allora, tu invece come ti chiami? Leonardo. Ma secondo voi, Dio, dove sta? In cielo. In cielo. E che cosa fa in cielo, secondo voi? Guarda cosa facciamo noi. Guarda cosa facciamo noi, ma si diverte a guardarci? No. No. No, no, sì. È un po' noioso. Allora, qui abbiamo ancora, e si è aggiunto un nuovo amico che si chiama? Matteo. Ma il diavolo, secondo voi, è più forte di Dio? No, 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 vince sempre Dio. Vince sempre Dio? Perché, secondo voi, vince sempre Dio? Perché vince sempre l'amore sulla guerra. Dio, prima che esistesse tutto il mondo, secondo voi che cosa faceva? Stava sulla terra con i suoi amici. Se andiamo indietro, 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 cosa succede? Siamo nati da delle scimmie. Queste scimmie da chi possono essere state create? Da chi Dio? Sa? Dio, da chi è stato creato? Fate sudare con le vostre domande. Non sono da una mamma. Eh? Non lo sono neanche grande. Da una mamma. E invece vi dirò una cosa, ma questo è difficile. Dio non è stato creato da nessuno. Dio è l'unico che non è stato creato da nessuno. Tutti sono stati creati, ma non Dio. Gli angeli voi li conoscete? Sì. Sì, Angelo Gabriele. L'angelo Gabriele. Secondo voi gli angeli dove sono? Ci sono qua? No. Cioè sì, sì sì. C'è il nostro angelo custode che ci protegge sempre. Immaginate in questa stanza che ci sono degli angeli. Ma poi non è sopra il microfono. Io sento un peso qui sopra, mi sembra che non ci sta sedendo. Chi esiste nel mondo invisibile? Dio. Dio? Gesù. Gesù. Maria. Yeah. Giuseppe. Giuseppe. Gli angeli buoni, secondo me, ci proteggono e gli angeli cattivi ci vogliono far del male. Forse ci attraversano il corpo e diventiamo cattivi. Secondo me il diavolo era un angelo di Dio che è diventato cattivo. Mi hai fatto vedere la storia infinita. Mia mamma me l'ha fatta vedere e mi sono annoiato tutto il pomeriggio. Il cattivo è il lupo nero e il buono è quello che... Io ho un film, i Blues Brothers, che c'è la donna cattiva e i Blues Brothers sono buoni. La storia
l'angelo è cattivo, secondo me. Mi dà le bastonate sulle mani. Sono ricchini loro. Ma cosa? Sono bravissimi. Quando è risuscitato dai morti? Quando viene di nuovo, cioè è vivo. Cioè prima è morto, poi riviene fatto vivo. Viene fatto vivo. Cioè, praticamente prima era morto, poi la sua Maria è venuta a vedere con delle sue amiche e non c'era già più. E non c'era già più. E dove è andato a finire allora Gesù? Diventa il cielo. Cioè, ma una domanda. Ma poi è continuato così che viene vivo e poi rimorto, viene vivo e poi rimorto? Allora, prima nasce, dove nasce Gesù? In una stalla. E la mamma come si chiama? Maria. Maria. Il babbo? Giuseppe. Ok. Ma vi ricordate anche il paese dove nasce? Nazareth. Betlemme. Bravo Matteo. Betlemme. E poi arriva a Gerusalemme. E a Gerusalemme cosa gli succede? Muore. In croce. Muore in croce. Sotto Ponzio Pilato. Perché, perché pensavano che Gesù era cattivo. Ma è vero? No, è buono. Il diavolo è cattivo. Il diavolo è cattivissimo. Le sue amiche vengono, il sasso era rovesciato per terra e Gesù era in cielo. Ma Gesù allora, ritornando alla domanda di Santiago, perché è bellissima quella domanda, perché? Diviene vivo, ma noi non lo vediamo perché è un animale. È un animale? Penso di sì. Ma è vivo o è morto? È vivo. Ma noi non lo possiamo vedere perché forse potrebbe essere un camaleonte che si potrebbe mimetizzare. Quindi potrebbe essere anche qui con noi che noi non lo possiamo vedere. Dopo che moriamo, cosa ci succede? Quando stai per morire non ti batte il cuore, ma quando sei in cielo sì. Quando tu muori nasce un altro bambino che c'è. È un bambino che può essere anche una bambina che è diverso da te, però è nato perché te sei morto. Ma in cielo ci saranno i letti? Ci saranno i letti. Quasi. E quando siamo in cielo, secondo voi, dopo ritorniamo sulla terra? No. Sì, cioè sì, però andiamo in un altro mondo. Nel mondo degli invisibili. Mondo degli invisibili. Nel mondo di Barbie. Perché andremo tutti in paradiso? Perché siamo stati bravi. E non abbiamo ucciso nessuno. Perché? Se uccidiamo qualcuno andiamo all'inferno, se non uccidiamo qualcuno andiamo nella parte dei buoni. Raramente delle persone che sono all'inferno Dio può cambiare idea e metterle in paradiso. Sì, cioè. Se fate arrabbiare la mamma non vi vuole più bene per tutta la vita? No, la mamma ci vuole sempre bene anche quando si arrabbia con noi, anche se ci mena. Esatto! Siete d'accordo? A me ogni volta che la faccio arrabbiare dopo mi chiedo subito scusa e mi amo subito. C'erano dei semi dove uno ne pianta nella terra, uno vicino a un sasso, uno nella strada che lo investe in una macchina e non me la ricordo più. E poi nei rovi. E quando va nei rovi riesce a portare frutto? No, perché cresce e poi dopo muore perché ha tutti gli spini.
però non può nascere nella strada. Poi non c'è acqua, non c'è terra. Esatto. Se non c'è la terra non nasce. E poi quale si trovate anche? Quella del pastore delle pecore. Ah, ecco, mi racconti. Così erano 100 pecore, ma senza quella pecora erano 99. Esatto, ne mancava solo una. Eravamo, e vuol dire che eravamo noi, e la pecora, e il pastore era Gesù, e la pecora che era andata via era un peccatore. Vorrei capire una cosa. Sì. Ma per adesso non è tutto mondo, siamo in 100? Ma no, perché questi numeri sono, si dice, sono numeri. Se qualcuno muore saremo in 99. No, siamo più di 100 in tutto il mondo. Siamo infiniti. Molti, ma siamo infiniti neanche. Perché nascono. Però siccome Gesù non voleva dire siamo 5.750.345, dice. Quel numero mi sa che non è tutto. Mi sa che quel numero simbolico, si dice, no? Simbolico. Una totalità. Però la cosa importante è che dice: oh, se ne è andata via una e il pastore lascia tutto il gregge da solo per andare a cercare con una sola. Sì, ma la domanda è: ha lasciato il cancello aperto o chiuso? Poi è andato a cercare la sola. Mamma, la trappola.